eccomi qua, sono pronto a guidarvi anche oggi tra le stelle. Stelle che si stanno concentrando tutte in acquario, quindi in effetti febbraio sarà un mese significativo per tutti, poi vedremo il perché, però questa opposizione che sta creando al segno zodiacale del leone, questa massa di pianeti, mi invita a credere, due stelle, che il leone sia molto pensieroso. E quando un leone è pensieroso può anche diventare estremamente polemico, può anche diventare irascibile. Ora, a torto o a ragione non lo so, perché poi ognuno di voi deve fare, diciamo così, un'attenta analisi di quello che sta vivendo. Ma c'è questa insoddisfazione, appunto, che potrebbe diventare anche causa di piccoli malesseri. Siccome l'inizio dell'anno per alcuni segni zodiacali sarà un pochino in salita, bisogna essere cauti. Lo so che quando il leone sente queste cose si arrabbia, ma io innanzitutto vi dico sempre di non credere e verificare, di divertirvi con l'oroscopo. E poi però, se qualcosa, ecco, è centrato per quello che vi dico, di aspettare un pochino prima di fare delle scelte drastiche. È un periodo che invita alla pazienza. Anche l'acquario frigge, due stelle. Ieri vi ho detto che in questo momento c'è un po' di agitazione. Queste sono stelle particolari, perché ricordiamo che l'acquario ha accolto Giove e Saturno nel segno, pianeti che però sono un po' agitati da altre situazioni, da una quadratura. Marte oggi tra l'altro è anche in quadratura a Saturno, Venere è in ottimo aspetto ad Urano, per parlare di aspetti appunto tecnici. L'acquario sente una forte insofferenza che, se in qualche modo guidata verso una strada nuova, verso un nuovo progetto, sarà interessante. Se invece diventa semplicemente rabbia, può diventare pericolosa. Quindi attenzione, anche tra l'altro a livello un pochino più pratico, è probabile che da due notti l'acquario dorma male, che ci sia qualche tensione di troppo anche in famiglia. Tre stelle per l'Ariete, cari arietini. Non è escluso che in questo momento voi abbiate una grande voglia di riemergere anche in amore. Però pensate che proprio la situazione sentimentale è quella che un pochino mi preoccupa di più, sempre a livello di gioco, eh? Però evidentemente, se ci sono delle persone che in questo momento non vi danno retta, o magari voi siete ancora ancorati a qualche pensiero legato al passato, è il caso di sbrogliare la matassa, anche perché di matasse se ne sono ingarbugliate tante dalla fine del 2019, e quindi dovete iniziare a cercare delle soluzioni. Il segno dei gemelli, giornate faticose ma produttive. Dicono gli esperti che lo stress può essere positivo quando ci porta a fare le cose che amiamo. Insomma, una persona che lavora dalla mattina alla sera, ma fa il lavoro magari che desidera o che ha sognato per anni, è certamente alla fine della giornata stanca, ma ha realizzato qualcosa di importante. Vi trovate in questa condizione? Dipende anche dall'età. I ragazzi potrebbero iniziare entro maggio, giugno, un nuovo percorso di studi. Magari ci sono delle persone che in questo momento vi aiutano a fare delle cose. Però la stanchezza è l'unico dato certo e probabilmente anche un blocco che dovrete cercare di risolvere. Voglio dire al segno zodiacale dei pesci di non fare un passo avanti e due indietro. Una vecchia trasmissione radiofonica, mi pare, diceva avanti col gambero o qualcosa del genere. Il gambero era... Enzo Tortora, vedi, ho nominato un grande della televisione involontariamente. Ecco, allora, se fate un passo avanti e due indietro, se cercate di dimenticare un'offesa, un momento difficile in amore, e poi comunque ritornate sui vostri passi, rischiate di non allontanarvi troppo da quella fase di stallo che c'è stata alla fine del 2020. Quindi vi invito a riemergere, vi invito a fare qualcosa di più per voi stessi e per gli altri, tanto più che gennaio, febbraio, marzo saranno mesi in crescendo. Lavoro, voi mi rimproverate che spesso dico di cose amorose, ma non vi illustro la situazione lavoro, questioni pratiche. Secondo le stelle avrete un bel Giove da fine maggio, poi di nuovo a dicembre, quindi evidentemente questo è un anno diviso in due tappe importanti. A metà 2020 ci sarà una crescita, 2021 ci sarà una crescita, e poi alla fine dell'anno. Andiamo avanti con il segno del Cancro, quattro stelle. L'unico discorso un po' complesso è quello riguardante l'amore. Sappiamo che spesso il Cancro vive piccoli livori, a volte non dice completamente quello che pensa, mentre per quanto riguarda le questioni di lavoro, in questo periodo vi sentite veramente più leggeri. Anche a voi dico che fine maggio, giugno saranno mesi di grandi progetti, per cui se fin da adesso c'è qualcuno che vi propone qualcosa di nuovo, vi dicono: sai, c'è qualcosa in ballo, vieni a vedere, proponiti. Ecco, non dite no, perché qualcosa può nascere e poi lo vedremo. Siete comunque più leggeri.
in questo anno particolare. 4 stelle per il segno della Bilancia. Se non ci fosse qualche piccolo intralcio a livello di amore, a livello di amicizie e di conoscenze, direi via libera. In realtà dovete ancora dimenticare qualche offesa, qualche blocco targato 2020. Vi ricordate, agli inizi del 2020 dissi che sarebbero stati alcuni segni più favoriti, ma altri no. E la Bilancia, l'Ariete, il Cancro hanno avuto delle pesantezze da superare, ancor più pesanti, scusate il gioco di parole, perché c'è stato tutto quello che sappiamo. Quindi adesso bisogna liberarsi di qualche fardello. In amore è necessaria chiarezza. Lo Scorpione ha una Venere importante che oggi ha anche un buon aspetto a altri pianeti, quindi in qualche modo c'è da dire che tutto quello che parte in questo momento è utile per il vostro futuro. Questa Venere è anche in buon aspetto ad Urano, anche se è un aspetto che non coinvolge direttamente il vostro segno, però posso pensare che voi abbiate un grande desiderio anche di cambiare le modalità di un rapporto sentimentale. Non è detto che ci sia il desiderio di cambiare partner, però di innovare, di fare qualcosa di nuovo, sì. 5 stelle per il segno del Toro. Allora vi metto in pole position in questi giorni, però poi ricordatevi, fine gennaio, febbraio saranno mesi un pochino, saranno periodi un pochino giù di corda, ma questo perché sarete un po' in ansia. Il Toro spesso va in ansia per quanto riguarda il lavoro. Questo è un segno di terra assieme alla Vergine e al Capricorno, quindi se non avete le idee ben chiare di quello che andrete a fare nei prossimi mesi, ecco, brava, giusto Samantha, insomma bisogna quagliare, bisogna stringere. E allora adesso ancora sì, campate di filosofia, però poi alla fine del mese dovrete in qualche modo mettere tutto in chiaro. Questo vale anche per i sentimenti, che però già da adesso con Venere favorevole possono rinascere. A proposito di segni di terra, eccolo il segno della Vergine che continua a dare una bella immagine di sé, a dare anche qualcosa agli altri. Ricordiamoci che il segno della Vergine è un segno molto pratico, cioè se ti deve ricompensare, se ti deve dire grazie, non è che sta lì a far troppe smancerie, fa qualcosa di utile. Ecco, voi detestate le inutilità, detestate gli sprechi, e quindi quando vi dovete mostrare positivi nei confronti di qualcuno, anche in questo caso diventate molto diretti. È il momento giusto per dichiarare il vostro amore, per fare anche diciamo un buon proposito, lanciare un buon proposito per il 2021 appena iniziato. Il Sagittario, che ieri ho dimenticato nella fretta ma poi ho recuperato, non lo dimentico oggi, perché siete veramente pieni di grandi risorse. Spesso voi siete il segno del movimento, figuriamoci come siete stati fino ad oggi, bloccati. Ecco perché dovete recuperare anche contatti. La giornata è un po' interessante per i contatti, ma anche per le relazioni di lavoro. Chiudo in bellezza col terzo segno di terra, Capricorno. Oggi vi ho messo tutti a 5 stelle perché avete una bella situazione astrologica che sarà ancora più vivace. Venere è nel segno, non fate... come posso dire, non fate orecchie da mercante. Se qualcuno vi chiama in amore, questo è il momento giusto per rispondere, anche in queste giornate particolari.